Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Dato che io personalmente adoro conoscere me stessa con i vari tipi di test, o tipo tema Natale, o per esempio come nel video che ti ho fatto su conosci le tue rune di nascita, ho pensato che magari potrebbe anche essere utile per te conoscere te stesso anche con i quattro elementi naturali, quindi fuoco, aria, terra e acqua, e magari vedere anche come utilizzare questi elementi in ambito magico, in caso in cui tu volessi fare certi incantesimi con piccole cose che puoi trovare dappertutto senza spendere troppi soldi. Questo è il video che fa per te. Come si fa a conoscere se stessi con i quattro elementi? Semplicemente bisogna trovare l'elemento o gli elementi, perché possono essere anche due, con cui ti senti più affine e che ti senti in qualche modo collegato. E come fai a capire questo? Per essere molto più precisi, lo si scopre grazie al tema Natale. Puoi vedere in che segni zodiacali sono i vari pianeti nel momento in cui nasci. E da lì puoi capire, puoi calcolare quanti segni di acqua, di fuoco, di terra e di aria sono presenti all'interno del tuo tema Natale. Ci arriveremo quando farò un video appunto sul tema Natale, cosa che io adoro tantissimo. Potresti già iniziare semplicemente notando l'elemento del tuo segno zodiacale e l'elemento del tuo ascendente. Oppure puoi anche scoprirlo proprio avvertendo dentro di te che ti senti più legato a un certo tipo di segno. Per esempio, io mi capita che appena vedo una candela accesa rimango in fissa per ore e tipo che non riesco più a distogliere lo sguardo, mi ci perdo completamente e mi sento in pace, completa e piena di creatività e di energia. Ma allo stesso tempo anche quando sono nell'acqua mi sento completa, mi sento completamente a casa e non vorrei mai più uscire dall'acqua. Quindi potresti accendere una candela e vedere cosa ti comunica e che stato emozionale provi, cosa ti suggerisce. Potresti camminare in un bosco per vedere la terra, cosa ti comunica, meditare anche lì in un bosco o in una spiaggia, in un parco o semplicemente nel balcone quando tira vento. Prova a percepire quello che ti comunica. E alla stessa maniera potresti andare in un fiume, in un lago o in un mare e vedere come ti senti quando sei nell'acqua o vedi l'acqua scorrere o entrare in contatto con l'acqua. Io, anche senza aver visto il mio tema Natale, sentivo una certa sintonia con l'elemento fuoco e anche più o meno una certa sintonia con l'elemento acqua. Solo successivamente, quando proprio ho letto il mio tema Natale, mi si è proprio palesato: ehi, tu sei elemento acqua ed elemento fuoco! E vai, ma lo sapevo di già! Quindi potresti iniziare con questo modo molto più semplice, molto più sbrigativo e molto più introspettivo. Quindi vediamo un po' di conoscere noi stessi con i quattro elementi e di sfruttarli per qualche incantesimo utile. Vediamo? Se hai la predominanza dell'elemento terra e quindi ti senti più affine all'elemento terra, potresti essere una persona abbastanza stabile, concreta, saggia, molto pratica, molto concreta sugli obiettivi, che riesce a raggiungere i suoi obiettivi, generosa, accogliente, affidabile, laboriosa, cauta, che ricerca la sicurezza nelle cose, nella famiglia, nel lavoro. In ambito magico invece può essere utilizzato per incantesimi finanziari, quindi sul denaro, sull'abbondanza materiale
e anche sulla fertilità, perché comunque l'elemento terra è quello che rappresenta principalmente la fertilità in quanto fertilità della terra. E quindi per gli incantesimi potresti per esempio scrivere su un pezzo di carta ciò che vorresti realizzare. Potresti anche utilizzare i colori dell'elemento terra che ti elenco qui, che sono il marrone, il verde e il grigio. O ancora meglio sarebbe raccogliere una pietra, scrivere ciò che vorresti realizzare, ottenere, sotterrarla in un vaso o in un terreno e ovviamente ringraziare la terra perché ti sta aiutando a realizzare ciò che stai chiedendo. Ovviamente devi essere sempre convinto e mai dubitare di quello che stai facendo. Se sei una persona con l'elemento aria predominante, sarai sicuramente una persona cordiale, idealista, riflessiva, curiosa, probabilmente molto loquace, ti adatti molto facilmente, probabilmente non sei costante nel fare le cose e sei un po' distratto e distaccato. E invece per quanto riguarda la magia, l'elemento aria, dato che è un elemento associato alla flessibilità, alla variabilità, è sicuramente consigliato per gli incantesimi di cambiamento, di movimento e molto rapidi, e quindi potresti anche sfruttarlo per gli incantesimi inerenti alla comunicazione, alle idee, alle interazioni sociali. Magari potresti utilizzare l'incenso per caricare il fogliettino con scritto il tuo intento. Magari potresti utilizzare anche i colori dell'elemento aria, che sono l'azzurro, il giallo e il bianco. Se invece hai come elemento predominante l'elemento fuoco, potresti essere una persona coraggiosa, impulsiva, rabbiosa, irascibile, sicura di te, passionale, appassionata, espansiva. E mentre nell'ambito magico potete utilizzare l'elemento fuoco se volete avere dei cambiamenti in ambito lavorativo, relazionale, sentimentale, perché è molto veloce come energia e quindi ottenere più rapidamente gli effetti. Potreste fare degli incantesimi, per esempio utilizzare una candela rossa, che è uno dei colori dell'elemento fuoco, con cui bruciare il pezzettino di carta. Io per esempio mi lascio travolgere semplicemente dal fuoco di una candela, penso intensamente a qualcosa, per esempio per trovare la creatività, e poi mi lascio guidare, cosa che mi succede praticamente sempre ogni volta che io metto piede in una chiesa, che fisso una candela e poi mi si apre un mondo di idee. Quindi provare per credere. Mentre se hai la predominanza dell'elemento acqua, sei sicuramente una persona emotiva, sensibile, empatica, compassionevole e potresti anche essere dipendente dai sentimenti. Mentre in ambito magico viene utilizzato principalmente per la purificazione, la guarigione, ma anche per l'intuito e l'emotività. E quindi potreste fare degli incantesimi per alimentare la creatività, magari anche per alimentare la sfera sentimentale ed emotiva. Magari se state cercando di essere emotivamente più stabili, potreste combinare l'elemento acqua e l'elemento terra, e anche se volete favorire la crescita e l'abbondanza. Vi consiglio principalmente comunque di utilizzare l'elemento acqua per la purificazione e la guarigione, quindi magari utilizzate l'acqua per eliminare le energie negative, per abbandonare la negatività, e quindi magari facendo un bagno rituale o una doccia rituale, oppure potreste anche utilizzare degli infusi per calmare gli stati d'animo, magari aggiungendo anche qualche olio essenziale. Potreste anche sfruttare la corrente di un fiume per lasciar scorrere il vostro intento scritto su una foglia. Potreste utilizzare i vari colori legati all'elemento acqua, che
sono il blu, l'indaco, il verde acqua e il viola. Io principalmente utilizzo l'elemento acqua sotto forma di infusi. Se avete due elementi predominanti, è possibile che certi aspetti di un elemento siano calanti rispetto ad altri. Per esempio, io che avevo detto che avevo l'elemento fuoco e acqua predominante, non sono una persona molto sicura di me, perché l'elemento acqua ti rende più instabile emotivamente, un po' più insicuro e un po' più sensibile, quindi attenua un po' questa sicurezza, che magari invece, anziché essere una sicurezza tutto tondo, è una sicurezza inerente più per certi ambiti. Spero di essere stata utile e che questo video ti sia servito e di essere stata chiara. In caso in cui tu avessi altre domande o io non sono stata molto precisa su qualcosa, scrivimi pure nei commenti sotto e io vedrò di risponderti a tutto tondo nel dettaglio, così da essere un po' più, così da aiutarti maggiormente. Fammi sapere inoltre qual è il tuo elemento predominante o quali sono i tuoi due elementi predominanti. Anche se vuoi avere più specifiche per qualche incantesimo, che magari è possibile che io non sono stata chiara, se vuoi degli esempi un po' più specifici, non farti troppi problemi a scrivermi. Magari potrei anche pensare di fare un video, quindi fammi sapere se preferisci che io faccia un video solo sulla magia degli elementi, non esitare. Ti ringrazio di cuore di essere arrivato fin qui, ti ringrazio di avermi seguito e inoltre ti suggerisco di iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema esoterici e tolkieniani nerd. E se ti va, ci vediamo comunque settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed alfica giornata. Ciao Mellon!